Mauro Miccio, commissario ZES Abruzzo, prende il via nell'area industriale di Punta Penna, il primo cantiere ZES d'Abruzzo. Perché questa rotatoria è così importante? Prima di tutto c'è un fatto, chiamiamolo, collegato al ruolo della rotatoria. La rotatoria connette la zona industriale che abbiamo qui vicino, connette il porto, connette la statale 16, quindi fa una funzione estremamente significativa di fluidificazione del traffico, ma anche di miglioramento della mobilità delle merci in particolare. Questo significa un po' anche ricordare qual è il lavoro della ZES. La ZES ha le semplificazioni amministrative, ha una serie di procedure anche per gli appalti. L'appalto PNRR ha avuto anche recentemente un decreto legge governativo che mette ulteriori elementi di velocità e di procedimenti, diciamo, agevolati e certamente meno complessi di come erano prima. Per dare la possibilità di realizzare queste opere, questa è la prima che parte, ne abbiamo altri 50 milioni da realizzare e tutto questo sarà oggetto di una messa a sistema particolarmente importante perché significa dare alle imprese che stanno investendo, ce ne sono tre grosse che stanno partendo, la più importante è il gruppo Orvedi, che avrà una ricaduta occupazionale di 80 persone, con un investimento già effettuato e in via di completamento per 20 milioni, e tutto questo ha chiaramente un vantaggio, il vantaggio di essere in una situazione in cui le imprese capiscono che qualcosa si sta muovendo e soprattutto le grandi, che in Abruzzo purtroppo non hanno il credito d'imposta quando si realizzano ampliamenti, e per esempio c'è il gruppo Ecofox, che è un gruppo importante, il gruppo Berloni di Pesaro, che ha qui un'azienda particolarmente significativa che produce biocombustibili, in particolare biodiesel. Quindi la mia preoccupazione è quella che le imprese sappiano che c'è una intenzione di aiutarle a fare gli investimenti per fare occupazione. Lo sanno anche i sindacati che oggi sono presenti. Lo sanno tutti coloro che capiscono che questo è un lavoro di coordinamento in cui però serve l'apporto di tutte le istituzioni, nessuno escluso. Qual è la natura del finanziamento e che legami ci sono con i fondi del PNRR? Allora, i fondi dei commissari di tutta Italia sono tutti fondi PNRR complementari. Questi fondi sostanzialmente hanno le regole del PNRR e devono essere realizzate le opere, pena la decadenza, entro e non oltre il 2026, vuol dire che nel 2026 le opere devono essere fisicamente esistenti. È un impegno molto importante, è un impegno anche particolarmente complesso perché le opere devono essere realizzate con criteri, dicevo, di legge, sempre all'interno della legalità, che è un presupposto. Noi abbiamo tutti i protocolli di legalità firmati con tutte le realtà collegate al nostro progetto, al nostro investimento e a tutti gli investimenti PNRR, ma poi abbiamo anche, e questo è molto significativo, semplificazioni amministrative che sono legate anche alle procedure. Queste procedure riguardano gli investimenti che fanno i privati. Noi abbiamo in Abruzzo investimenti fatti e in via di realizzazione per quasi 500 milioni di investimenti privati, che si aggiungono ai 50 della ZES, ma si aggiungono ai molto significativi investimenti PNRR che stiamo realizzando e che stiamo facendo. Quale sarà la prossima opera dopo il primo cantiere di oggi? Il secondo cantiere sarà la strada di Ortona, anche lì perché come questo c'è un esecutivo, questo esecutivo sarà un appalto che partirà con la gara di esecuzione lavori, mentre tutte le altre opere sono purtroppo, non essendoci progetti qualificati, maturi come si dice tecnicamente, siamo andati, lo consente il PNRR, lo consentirà il nuovo codice appalti che entrerà in vigore nella seconda parte dell'anno, ma noi viaggiamo con le regole del PNRR, il cosiddetto appalto integrato, che vuol dire progettazione ed esecuzione lavori. Quindi le altre partiranno entro la prima parte dell'anno per poter essere aggiudicate e aprire i cantieri entro la fine dell'anno come previsto dalla legge.
Francesco Menna, sindaco di Vasto e presidente della provincia. Il porto di Vasto, la zona industriale, prende sempre più il decollo. Una rotonda che è importante, una rotonda tanto attesa, che abbiamo chiesto da diverso tempo, una ZES voluta dal precedente governo regionale, oggi rilanciata dall'attuale, la possibilità quindi di una migliore viabilità, di una migliore circolarità delle macchine, dei veicoli in uscita e in entrata dal porto verso la zona industriale, verso l'autostrada, verso la statale 16. Ora bisogna lanciare naturalmente l'ultimo miglio, bisogna lanciare il completamento del porto di Vasto, che così ha dei fondali che diventano attrattivi per le grandi imprese e per il lavoro, per insomma lo sviluppo della nostra città. A breve, dall'interlocuzione che abbiamo anche con l'ARAP Abruzzo, che ringrazio di cuore, anche l'illuminazione di tutta l'area industriale e portuale, ma anche la fibra ottica, che è uno dei presupposti di attrazione delle imprese. Anna Bosco, assessore alle attività produttive del Comune di Vasto, uno sportello ZES aperto già da tempo che va incontro alle aziende per dare informazioni. Quanto è importante la ZES sul nostro territorio, e oggi lo conferma l'inaugurazione della prima opera qui proprio al porto di Punta Penna? Sì, allora il sistema ZES è un sistema pensato per facilitare e snellire l'iter decisionale autorizzativo per le imprese che intendono insediarsi o ampliare la loro attività, quindi è assolutamente importante. Per questo, come Comune di Vasto, da un anno circa abbiamo attivato uno sportello, un ufficio ZES animato dal dirigente Luca Mastrangelo e dai funzionari delegati di supporto alla struttura commissariale, il commissario Mini, per fornire informazioni a imprenditori, cittadini, portatori di interessi e soprattutto per facilitare il dialogo interistituzionale, proprio al fine di collaborare e cercare di dare delle risposte al territorio rispetto alle singole istanze. Sono già pervenute diverse istanze, richieste di contatto e anche delle prime pratiche, appunto, di autorizzazioni ZES, per cui lo sportello è attivo e funziona, e quindi lo ricordiamo, voglio ricordarlo, che è attivo presso il Comune di Vasto, anche per chi in futuro deciderà di investire qui. Questo cantiere, che viene inaugurato, è strategico per il nostro porto, perché di fatto nei prossimi anni godrà, speriamo il prima possibile, di nuovi investimenti, di opportunità di ampliamento e di crescita, che sono strategiche proprio sia per l'intermodalità, ma anche per le aziende e le imprese della zona industriale, per cui è un momento senz'altro positivo, che accogliamo con grande gratitudine per l'impegno che le istituzioni tutte, a cominciare dall'autorità portuale, dalla capitaneria, ma anche la struttura commissariale ovviamente, hanno per l'impegno insomma che hanno profuso per la nostra città e per questo territorio, che ambisce a crescere proprio partendo dal nostro porto. Giovanni Ciardiello, delle Ferrovie dello Stato. Oggi nell'area industriale di Punta Penna si inaugura la prima opera d'Abruzzo ZES, una rotatoria che faciliterà il lavoro. E qual è invece il ruolo delle ferrovie proprio nello sviluppo di quest'area industriale di Punta Penna? Beh, un ruolo fondamentale. Le ferrovie nel protocollo d'intesa si sono impegnate a finanziare, progettare e realizzare quest'opera, l'opera ferroviaria, che è stimata in circa 25 milioni di euro, quindi parliamo di un raccordo nell'attuale stazione di Porto di Vasto e una linea che porterà al porto. Questa linea permetterà l'interscambio quindi dal treno alle future navi, e migliorerà sicuramente l'attrattività industriale di quest'area. L'impegno delle ferrovie, naturalmente, completare il tutto entro il 2026, parliamo di fondi PNRR. Attualmente siamo nella fase dell'avvio della progettazione della fattibilità tecnico-economica, che si concluderà entro il 2023. Dopodiché partiremo con in parallelo all'iter approvativo del PFT e partiremo con la progettazione per mettere l'opera a base di gara. Presidente Garofalo, qual è il futuro del porto di Vasto dopo che è passata sotto l'autorità portuale di Ancona? Ma Vasto ha già un suo futuro dalla sua storia. Ovviamente noi cercheremo di assecondare, sentendo gli operatori, quelle che sono le loro linee di sviluppo, cercando di inserire Vasto sempre più nel sistema portuale che noi rappresentiamo, e quindi che sia una parte integrata all'interno di un sistema e non un porto a sé stante. Chiaramente questo rafforza l'intero sistema e nel contempo dà a Vasto una riconoscibilità maggiore.